La salve, sono Fausto Sebastiani e voglio ringraziare in primo luogo Albino Taggeo della Pentarte, Emanuele Mario della LID e MZQ per avermi invitato a partecipare a questo progetto con un mio brano dal titolo Elegia, un progetto molto interessante di un CD che raccoglie diversi compositori della musica d'oggi, fra cui l'importante maestro Ennio Morricone. Questo pezzo è nato, dal titolo Elegia la dice già tutta, insomma, è nato perché è dedicato ad una musicista, ad una violinista prematuramente scomparsa, Stefania Zaro, che io ho conosciuto musicalmente, la stimavo moltissimo e ho pensato di dedicarle un lavoro proprio in sua memoria. Il lavoro, infatti, diciamo, compositivamente presenta tre elementi. Un elemento, che ricorda la nebbia, quindi in qualche modo l'aldilà, diciamo, definisce un mondo non presente, non concreto, e sono questi suoni acuti introduttivi che danno un senso, diciamo, di orizzonte molto lontano. Poi lentamente, da questo orizzonte nebuloso emerge in qualche modo la vita e cominciano a nascere delle melodie di origine molto espressive. E quindi il trio d'archi va dialogando, in un modo quasi classico, direi. Quindi si passa da un suono molto rarefatto, etereo, ad un suono molto più concreto, che ricorda veramente il trio classico. Interrompe questo percorso, dialogante fra gli archi un accordo moritmico, articolato in quintine o in sestine, che porta, diciamo, poi alla chiusura del pezzo e definisce quello che nella mia volontà così espressiva voleva essere la concretezza, diciamo, del mondo della vita quotidiana. Devo dire che ho lavorato anche molto bene, soprattutto con il maestro Cucci, con il trio, con i componenti del trio, Pentarte, gli archi, e oggi abbiamo subito definito, questa prova, che è stata molto intensa e impegnativa, sia il tipo di suono e di attacco per questa sezione, onirica, lontana, di lontananza, di ombra, di nebbia, dove c'è stato bisogno, diciamo, mettere a punto un tipo di attacco dell'arco, in tremolato, ma molto alla punta e vicino al ponticello, e poi gradualmente spostare l'arco, la gestione dell'arco, verso il centro, un avvicinamento verso la tastiera. E l'esecutore, l'interprete, diciamo, è stato abile a spostare il lavoro sulla punta da un lavoro invece a metà dell'arco. Ecco, questo che apparentemente, sembra una cosa così a parole molto semplice, invece inserita in un contesto esecutivo, anche di una scrittura compositiva non particolarmente difficile, però richiede una perizia importante, profonda, che oggi, devo dire, ha ottenuto un risultato ottimo.